Sì, è una famiglia per i rimorsi, tale cosa. Mi erano alcun rimorso. L'unico rimorso che potrei avere è quello di non averlo arrestato. Sto seguendo un elicottero Wasp. Per favore, venite verso di noi. Interessante. Siamo noi in fuori strada. E adesso sono uno contro uno contro il bandito. Una pattuglia, la prima pattuglia, andate prima da Bude. Beh, ancora non mi ha sparato un colpo, sono stato io quello ad aver sparato, quindi non dovrebbe neanche andare in carcere per forza. Sono una persona che ferisce con le parole. Ehi là! Non... no, eh! Aia! Cristo! Sono armato e pericoloso, ti consiglio di non avvicinarti. Lo sono più io, mi sa, uno. Da quel che ho visto, quella 5 non ha tanti colpi. Sì, la cerco di stordire un po', sono lacrimogeni. La mia intenzione non è quella di ucciderle, ma di portarla in un posto dove possa sentirsi meglio, perché mi sembra che sia disturbato molto psicologicamente. Io che gli ho dato anche qualcosa da bere, e l'ha rifiutato. Non è, non lo faccio apposta, io non posso bere in servizio. Bude, c'è già una pattuglia da voi o andiamo da loco noi? Già, già se da non posso Bude. Bere in servizio... Questo posto sarà pieno di dei miei collaboratori che creano il caos. Perché in tempo? Perché non scappa? Ma perché non voglio. Logico. Io non posso far finta di non averla vista, è quello il problema. Quindi che vogliamo fare? Lei può stare lì in casa tutto il tempo? Io lo sto proponendo. Perché non se ne va da questa posizione? Perché sappiamo tutti benissimo che l'unica persona che andrà a terra qua non sarò io. Non le pare? No, lei non deve andare in prigione perché non ha sparato un colpo, glielo sto dicendo, glielo garantisco io, parola mia. Va bene, mi arrendo. Però, aspetti, però devo farle una multa per guida pericolosa, per superamento del limite di 60 km orari e inoltre per fuga... Ecco. Ha visto che il crimine non paga? No, ma paga la mia vendetta nei suoi confronti in tutto questo governo del capo. Lei è, mi scusi, che non ho avuto modo di controllare i documenti prima, visto che non mi ha dato il tempo. Ah, le persone mi chiamano in diverso modo, sa com'è. Abbi pietà, non uccidermi, ma... È che guardandomi lo zaino questo whisky, questa tentata corruzione non mi piace per niente. Mi mangio un po' di carne secca che ho fame. Ehi amico, mi sono arreso io. Sì, ha ragione, non sono un infame, assolutamente. Io l'ho già detto che se mi paga la multa che le farò adesso, che comprenderà una guida pericolosa, una fuga dalla polizia, un superamento del limite di oltre 60 km orari, e... Penso, guida a fare spenti, che è il motivo principale per il quale io volevo fermarla. Cioè, se lei si fermava, non incorreva in questo, francamente. Le va bene. Ah, c'ha anche un possesso di armi illegale. Questo sì. Questo non glielo posso togliere, perché prima le ricordo che io le ho fatto la proposta di dirmi subito che avesse un'arma illegale. E io le avrei fatto uno sconto. Ma ha chiamato i suoi. Interessante. Non mi piace, non guardate il mio veicolo. No, no, no. Ragazzuoli, interessante come situazione, no?
io che sono ammanettato e voi che mi puntate. Che strano, eh. Peccato che le vostre testoline sono altro collegate. Le dimostrerò, diciamo che non sto scherzando. Allora spostiamoci da qua il prima possibile, eh? Sto dicendo appunto che la situazione si sta degenerando, di conseguenza, eccolo, guarda un attimo l'auto come si sta sparando, come sto chiedendo io. Guarda, eccolo, eccolo, guarda, guarda. Arrendetevi. Arrendetevi, Ehi, poliziotto lì davanti. Io posso farlo uccidere subito, stia attento. Io sto un attimo fermandoli, grazie a un piccolo GPS che c'è nella tasca e non vi siete accorti. Basta un piccolo pulsante per dire che dobbiate morire. Arrendetevi, Conterò fino a 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Cos'è, non vanno le batterie? Cavolo, non funziona pulsante. Non lo so, no. Io ho tanti indovinelli di queste, anche tantissime torture che ti piaceranno tanto. Ah, ma a proposito, non è che mi farà la... mi metterete nella famosa lista nera? Ah, lista nera? Chi gliel'ha parlato di questa lista? Beh, mi pare di aver capito da fonti abbastanza sensibili che mi trovo a che fare con, penso, il capo dei banditi. Quindi in genere la lista nera è vostra. Ma cosa avrà capito, mi dica? L'ho capito da una comunicazione via radio e specialmente da... il mezzo, il vostro mezzo tra l'altro. Interessante. Beh, diciamo, un eroe come lei merita il nome sulla su questa lista, in quanto tale lista è solo per coloro che si comportano in modo impeccabile, salvano le persone e non permettono l'uccisione di poveri innocenti, cosa che li fa investire. Ah, quindi lei è favorevole? Morire uno dopo l'altro. E perché dovrebbero? Perché dovrebbero... Ah, guardi, sono stati tanti documenti in cui parlano di questa cosa, quindi le consiglio di leggerle. In ogni caso, in ogni modo, per come andrà, io sono fiero del lavoro che ho svolto. E la cosa bella, sa qual è? Che in tutto questo, se casomai dovesse vincere la polizia, lei non dovrebbe essere neanche arrestata. Interessante. Oh. Tac, arrivano sempre più vicino.
È giunto il momento di fare un viaggio. Non la sento parlare. Guardi, lei non interessa di soldi. Ai soldi piacciono tutti voi. Voi banalissimi eroi, no? Ci sono persone che non dimostrano tale compassione. Scendiamo dal mezzo, ma? Io non ho a disposizione una chiamata. Una chiamata. Sì, c'è il telefono dietro di noi, bisogna vedere che tipo di chiamata vuol fare. Ma sa com'è? Se sono tutto legato come faccio? La metto io qua. E mi dice il numero e glielo decido io. Anzi, visto che siamo qua. Oh, interessante. Grazie mille. Allora. Il numero del mio avvocato 666. Ok. Ehi, bello, ciao. Senti, sai dove sono di nuovo? Sì, sono qui di nuovo. Mi servirebbe che mi venisse qui al cuore di nuovo. Lo so che non devo uccidere sempre le persone, ma questa volta non ho fatto niente, lo giuro. Sì. Volevo farlo, ma le altre azioni mi hanno fermato. Come sei impegnato, scusa? Cioè mi fai andare in prigione? Mi ho messo giù. Sembra che anche l'avvocato non voglia più aiutarlo. No, mettere giù le persone. Io non c'ho assolutamente niente. No? Si può vedere, io non c'ho niente, vedi? Vedi che non c'è niente? Avevo un'arma fino a poco tempo fa. Un'arma? Quale arma? Non vedo niente. Mettiamo un po' i vestiti a terra, per cortesia. Ah, eccola qua l'arma. L'è cascata? Quale? Non so se ci mette i piedi sopra per non farmela vedere, l'ho vista. L'ho vista e come... Una pistola d'acqua, vede? Ah, sì? No? Vede. Vogliamo vedere se è una pistola d'acqua? No. Ah, non a me. Non è una pistola ad acqua compressa, sa, sono le nuovi tipi di pistole che fanno un suono assordante, se non per andare a piccare, a cacciare... Vede, sparacqua. Mi dica questo indovinello. Puoi tagliarmi la testa con il coltello, ma quando sarò morto piangerai per me. Cosa so? Questi indovinelli... Tra una prospettiva è che le persone non lo sappiano. A quest'ora lei sarebbe morto. Beh, non mi ha detto, non mi ha dato un tempo. Non mi ha dato un tempo. Il tempo è denaro. E per caso lascio. Piangere è un ortaggio? No, la risposta era cipolla. Oh, guarda chi c'è, i suoi colleghi. Ehi, assistente capo, non ti va di giocare assieme a noi? Prima di alcuni indovinelli verso le persone. Ascolti, indovinelli. Senta, mister indovinelli, devo fare la multa. È lei. È il negrone che quando me la riderò, quando me la riderò. Quando me la riderò. Gentile signora alla mia sinistra, tutto bianco. Signora alla mia sinistra, attento che c'è sta il negrone dietro. Poco siamo. Ha detto una cosa giusta, però. Quanto è bello bruciato. Sangue urla, quanto è bello ammazzato.
Arrivederci, caro eroe. Buona giornata.